Ora le manici passate. Mi trovo in via della Malva, zona marina di Marsa. Qui a causa del maltempo molte abitazioni sono rimaste allagate. Come vedete alle mie spalle l'acqua raggiunge fino a un metro di altezza. Poche ore fa i vigili del fuoco hanno fatto evacuare alcune famiglie, tra cui un uomo diversamente abile è rimasto isolato insieme alla moglie in un'abitazione. Signora, lei pochi minuti fa è stata evacuata dalla sua abitazione insieme a suo marito, un'abitazione in cui viveva sia estate che inverno. Qual è la situazione dentro la sua casa e adesso dove andrà a vivere? Diciamo, a livello inferiore, al primo piano, c'è acqua dappertutto. Il fatto che siamo state un giorno senza corrente, quindi mio marito avendo delle grosse problematiche a livello di salute, perché ha il Parkinson, quindi io se avessi bisogno un immediato soccorso non avrei l'opportunità di far venire chiunque, perché con l'acqua che ci ritroviamo davanti al cancello, 60 cm d'acqua, le macchine non possono viaggiare. Quindi opportunatamente il comune provvederà a momenti di poterci collocare da qualche parte in modo di poter sopperire alle prime necessità. Ecco. Siete rimasti isolati? Completamente, ma non solo io, anche il signore che abita in questa casa, che lui essendo pian terreno, io avevo problemi per mio marito, voglio dire, perché ieri sono rimasta completamente senza medicine e non è venuto nessuno a dire ha bisogno qualcosa. Invece oggi diciamo che la Protezione Civile è stata allertata, per cui si sono dati da fare tantissimo, cioè vede anche lei che anche l'illuminazione è arrivata ieri. Siamo stati un giorno intero senza corrente, quindi mio marito con la candela, poi mio marito incontinente poverino, quindi grosse problematiche per me. Per lui ovviamente, perché con una candela che fai? Cioè, per 24 ore di fila, quindi non è un'ora.